Scusa. Oh, ma Ricci, non serve la fotocopia. Ricci, guarda, vatti a metterla, c'è tu. Le chiavi a Ricci. Non ce l'hai, guarda. Dove sta la chiave? All'auto. Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per questa 11ª giornata di campionato di Serie A della Lega Calcio 8 tra La Pisana e Roma. La Roma è settima in classifica a 14 punti, un punto indietro c'è La Pisana a 13. Questa è la sfida tra due squadre che cercano una propria dimensione e che dovrebbero giocarsi fino alla fine di questo campionato i playoff. Si parte in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla destra alla sinistra dei vostri degli schermi gioca La Pisana in completo, interamente rosso. Dalla parte opposta, ovvero dalla sinistra alla destra dei vostri degli schermi, gli ospiti della Roma Calcio 8 in calzoncini rossi e maglia bianca. Ricordiamo, la Roma Calcio 8 ha 14 punti in classifica, è settima nella graduatoria al momento. La Pisana, dei punti ne ha uno in meno, 13, è appena sotto, cerca oggi il sorpasso qui in casa alla Circolo Sportivo C10. Primo possesso per la Pisana, che lo batte in questo momento con Cesaro, che va subito verso Piccolo, che cerca ancora lo scambio con Cesaro. Il triangolo si chiude sempre con il numero 10, la fine poi viene fermata, la palla recuperata da Cichella, che se ne va sulla destra, prova la penetrazione sempre sulla fascia di conferenza, il numero 10, che alla fine viene messo giù. C'è fallo e primo calcio di punizione per la Roma, calcio a 8, con, scusate, Sestili, non Cichella, che ci aveva provato sulla destra, con questa penetrazione che comunque è riuscita a portare qualche risultato, ovvero un calcio di punizione sì da posizione defilata, ma qui ci sarà ovviamente la possibilità di provare o un cross in mezzo o uno schema, mentre intanto la Pisana schiera due uomini in barriera con il numero 9 anche Pagliuca. Fischia l'arbitro in questo momento, parte questo calcio di punizione che è una cross, un traversone veramente tesissimo, quasi un tiro in porta, nessuno è riuscito a deviarlo, la palla è passata anche tra le gambe dei giocatori in barriera, alla fine è finita fuori dove nessuno ha potuto intercettarla. Ora sfera gestita dalla Pisana calcio 8 sulla sinistra con il numero 15, ovvero Martinelli, allarga poi sulla destra verso un compagno, verticalizzazione verso gli attaccanti che vengono però anticipati all'intervento difensivo da parte di quelli della Roma. Martinelli è proprio l'incaricato a battere la rimessa laterale sulla sinistra che viene effettuata in questo momento con le mani verso Piccolo, che arretra all'indietro del cerchio di centrocampo, poi gira ancora sulla destra verso un compagno, ancora Piccolo, il libero di questa squadra che in pratica funge anche come playmaker. Lunga verticalizzazione verso Pagliuca, che ha un controllo difficile, poi perde la palla che viene recuperata ancora da quelli della Roma che se ne vanno con Rossi che si accentra a centrocampo. Rossi prova ad andarsi sulla tre quarti campo, una serie di finte, poi gira ancora verso un compagno, colpo di testa sempre a favorire il numero 4. Senza però fortuna c'è un fallo commesso da quelli della Roma calcio 8. Scusate, il numero 4 non è Daniele Rossi, ma è ovviamente Solinas, che ci aveva provato con questo 1 contro 1, con questo stile di calcio molto veloce, col baricentro basso. Questo giocatore sappiamo perfettamente quali caratteristiche, quali qualità abbia. Niente da fare perché non si sono intesi con Rossini che al momento del colpo di testa per restituirgli il favore, quindi per chiudere questo triangolo, non è riuscito invece a servirlo. Ora palla restituita dai giocatori della Roma verso quelli della Pisana che ripartono sulla destra con Martinelli che allarga verso un compagno. C'è il Piccolo per il via centrale, questa volta non viene cercato, non passa la palla tra i suoi piedi, anzi no, che arriva invece tra i piedi di numero 10 anche in questa azione. Veramente onnipresente il numero 10 verso i compagni. Non è riuscito a trovare il giusto modo di suggerire quello che sarebbe stato comunque sicuramente un buon assist. Adesso la Roma riparte con questo pallone gestito sulla destra, c'è Solinas largo appunto su questa fascia che va a recuperare la sfera, prova ad accentrarsi, va addirittura al tiro, la conclusione viene respinta e arriva una deviazione che porta ad una rimessa laterale sulla destra in zona offensiva. Quando siamo giunti al quarto minuto, anzi è calcio d'angolo, vediamo, no, infatti rimessa laterale come aveva detto l'arbitro. Sestili se la porta sul sinistro, va la conclusione, pericolosissima. Prima grande opportunità di questa partita col tiro di Sestili esterno sinistro,
di poco alto sulla traversa. Veramente grande opportunità per la Roma, che sembra essere partita più forte rispetto alla Pisana, grazie soprattutto alle accelerazioni del giocatore che ha tirato proprio qualche secondo fa, ovvero Sestini, e di Solinas. Adesso sfera gestita da Cesaro, che chiude il triangolo con l'accompagno, anche se poi perde la sfera. Recuperano ancora i giocatori della Roma, che però devono difendersi dalla pressing alto da parte del numero 6, Cannillo, che vediamo non riesce però a portare via la palla, anzi va a commettere fallo. Calcio di punizione quindi battuto in questo momento da Cichella per la Roma. C'è da un compagno, lunga verticalizzazione verso Rossini, che la stoppa col destro, se la porta sul sinistro, tiro subito al volo e parata a terra da parte della portiere della Pisana, De Bernardo, il formidabile De Bernardo, uno dei portieri più forti dell'intera Lega Calciotto, e che quest'anno nel corso di tantissime partite si è reso autore di parate straordinarie e soprattutto di prestazioni che più volte hanno salvato il risultato e hanno ovviamente salvato le sorti della Pisana Calciotto. Ricordiamo, è a 13 punti in classifica, però non viene da un buon momento di forma, perché nelle ultime 4 ne ha perse 3, è arrivata una sconfitta 4-3, anche se molto contestata col cocco dello Scapicolo settimana scorsa. L'ultima vittoria risale due settimane fa contro il De Angelis per 4-2. L'altra parte invece, la Roma Calciotto, viene da un periodo ancora più nero, perché non vince dal 24 ottobre e soprattutto sono arrivate nel corso delle ultime 6 partite ben 3 pareggi e 3 sconfitte. Ricordiamo che l'ultima sconfitta, quella in casa contro l'Alitalia di settimana scorsa, è stata addirittura un 7-3 per la squadra di casa, in collocazione della squadra in verde, con una grandissima prestazione da parte di Severino, che è ancora in attesa alla classifica dei capocannonieri. Ora c'è un fallo al centrocampo, un fallo commesso dai giocatori della Pisana su Sestini, che va a battere questo calcio di punizione con il numero 5 molto attivo della Roma, ovvero Daniele Paoli. Sarà il numero 8, Cichella, a battere questo calcio di punizione. Attendiamo il fischio del direttore di gara, che intanto si sincera dalla distanza tra la palla e la barriera composta da due giocatori della Pisana, con il numero 9, Pagliuca, insieme a Piccolo. Fischia l'arbitro, parte proprio Cichella col destro ad una conclusione respinta dalla barriera, la palla sempre per Cichella, che la smista sulla destra in direzione del numero 5 Paoli, che però non riesce a mantenerla in campo. Ora subito dall'altra parte con la Pisana che attacca, attenzione a Cesaro sulla destra, che prova ad andarsene, c'è Piccolo che può arrivare a rimorchio, prova invece un cross dall'altra parte dove arriva il tiro, la grande parata del portiere, forse ha toccato anche il palo, comunque grande opportunità per la Pisana. Rimette in campo la Roma a calcio 8, che però ha difficoltà a gestire questo possesso con i giocatori della Pisana, che pressano altissimo. Attenzione a Paoli, che è pressato ancora dalla numero 7, ovvero Cesaro, molto pericoloso già in questi primi minuti di gioco. Palla gestita da Cichella, che allarga sulla sinistra, il playmaker basso della Roma, molte volte decisivo in tantissime partite. Cichella ancora a fare buona guardia del centrocampo della squadra, che quest'anno, come tra l'altro è solito fare, una partita molto forte, sembrava addirittura potersi giocare le primissime posizioni della classifica. Poi sono arrivati dei risultati negativi, non vinto il 24 ottobre, nonostante sia anche stata in testa la classifica durante il corso delle prime giornate. Ora quando siamo giunti all'ottavo minuto c'è un altro tiro in porta effettuato dalla Pisana, con Piccolo che ha provato questo esterno sinistro però sul fondo, e la rimette in campo sempre la Roma, che adesso la gestisce con la sua rimessa per vie centrali. Sestini scodella col destro in direzione ancora degli attaccanti, che provano a metterla in mezzo, grande risposta di De Bernardo, che riesce a deviare la cross. Poi la Pisana prova a ripartire, ma la ripartenza non è esattamente quello che insegna la scuola, perché ci sono stati una serie di errori sul palleggio e la palla poi è stata letteralmente regalata ai giocatori della Roma, che sulla sinistra vanno a battere in questo momento. Ancora è la numero 8 Cichella, deve però difendersi dal pressing alto da parte della Pisana. Torna da Paoli, Sestini gira al volo col destro in direzione di Solinas, che viene anticipato, Martinelli sulla sinistra, dopo un rimpallo riesce a controllare il possesso. Martinelli col destro, conclusione, miracolo da parte del portiere che deve sul fondo. Calcio d'angolo sulla destra per la Pisana, che si sta rendendo pericolosissima. Cross sul primo palo, attenzione a questo pallone che viene in qualche modo sporcato dai giocatori della Roma. Un calcio di punizione. E noi siamo giunti alla 9 minuto e siamo 0-0 con la Roma che ha cominciato meglio, la Pisana che è uscita fuori in questi ultimi minuti.
Partita sostanzialmente equilibrata, molto bella, intensità, ritmo, passesso palla prolungato da una parte e dall'altra e soprattutto attaccanti che molte volte sono stati impeccati bellamente nei rispettivi centrocampisti. Bisogna dire che non manca di certo l'ultimo passaggio ai giocatori in campo oggi. Cesaro con la sinistra, scarica per Pagliuca, ancora pallone di ritorno verso Cesaro che prova la conclusione, la parata del portiere, poi la palla rimane lì. Resistisce ancora la Pisana con Piccolo che carica il destro, poi allarga sulla destra verso un compagno che viene fermato dall'intervento da parte dei difensori della Roma che se ne vanno. Ora Rossini è tutto solo contro tutta la difesa schierata della Pisana, prova addirittura ad andarsene, si porta la palla sul destro, scarica verso Solinas che riesce a venire la rimessa laterale, prova ad accentrarsi, Solinas in mezzo a due, scarica ancora per Cichella al volo, allarga sulla destra, arriva l'intercetto ancora della Pisana che prova a ripartire con Ricci verso ancora un compagno, anzi però non era Ricci, ma il numero 6 è Camillo che però dovrebbe aver commesso fallo, sì, infatti fallo da parte di Camillo, quindi calcio di punizione per la Roma con Cichella. Ancora il numero 8 avanza, penetrazione centrale, Rossini gioca ancora di sponda verso Sestini, la palla di ritorno di Solinas non è la migliore, attenzione a Pagliuca che se ne va contro due, se ne va sulla sinistra, riesce comunque ad ottenere la situazione del calcio di punizione, fallo il calcio di punizione battuto da tutto troppo in fretta, si deve ancora ripartire, si deve ripartire perché la palla è in movimento. Ora due uomini Piccolo e Martinelli sul pallone, il numero 10 a gestirla, all'altra sulla destra in direzione di un compagno, movimento centrale di Cesaro che scade in questo momento, Cesaro la scappa con questa, scarica ancora per il terzino che si accentra, poi la mette in mezzo dall'altra parte dove c'è il numero 9 Pagliuca che in qualche modo ci arriva, Martinelli gira ancora per Piccolo, c'è Cesaro a terra che potrebbe ricevere, arriva in questo momento la ricezione da parte del numero 7 che va alla conclusione, ancora parata da parte del portiere. Un altro intervento formidabile da parte del portiere della Roma a calcio a 8, ovvero il numero 1 Caterini, che sta veramente dimostrando di essere uno dei migliori portieri, forse il migliore di questa serie della Lega calcio a 8. Il migliore è una palla che vorrà giocare con Giuseppe De Bernardo, che così come Caterini quest'anno si è reso autore di prestazioni straordinarie. Ancora Pagliuca sulla destra, prova a metterla in mezzo, sfera che taglia tutta la palla di rigore in direzione di Camillo che viene anticipato, Camillo la rimette in campo con le mani verso ancora il numero 8 che può gestire la sfera, sempre Camillo troppo schiacciati, scarica ancora verso il compagno, conclusione, c'è attenzione un tocco di mano, dovrebbe esserci un calcio di punizione dal limite dell'area perché su questo tiro c'è stato un tocco di mano da parte di Sestini, il tiro era stato effettuato dal numero 8 della Pisana, ovvero Francesco Nardi, che adesso guadagna un calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore avversaria con la possibilità da parte di Cesaro, il capitano della Pisana, di calciare a rete. Dodicesimo minuto, c'è il numero 7 Cesaro sulla pallone, ci sono tre uomini in barriera per la Roma calcio 8 che cerca di difendersi da questo calcio di punizione, partita subito vibrante qui alla Circolo Sportivo Ciriaci, partita valevole per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Si attende il fischio dell'arbitro che sta discutendo con gli uomini della barriera dopo esserci sincerato dalla distanza tra la palla e gli stessi componenti di questa. Dovrebbe fischiare in questo momento il direttore di gara, parte Cesaro, affollamento in area di rigore, fischia l'arbitro, parte Cesaro, col destro, conclusione potente, respinto dalla barriera, la palla è sempre in zona d'attacco con la Pisana che prova a gestire con la Martinelli verso Pagliuca che torna all'indietro dai compagni che ripartono addirittura dalla portiera De Bernardo che è prestati altissimi, numero 11 Rossini, grande prestazione fino a questo momento da parte della centroavanti della Roma Calciotto che sta veramente rendendo difficile la vita ai difensori della Pisana, pressing altissimo questo alto e fisicamente attaccante la Pisana, ancora una nuova sulla sinistra, c'è un fallo che viene salutato riceve adesso Piccolo, verticalizzazione verso ancora i compagni, non aperto, un'attenzione al contropiede con Sestini che pesca solo Rossini che fa questo tiro, è l'incredibile palo. Rimaniamo lì,
Clamorosa occasione per la Roma Calcio 8 con Rossini che solo davanti a De Bernardo è andato a prendere il palo sulla destra, alla destra della portiere della Pisana che ha rischiato veramente tantissimo, si è fatta trovare scoperta e grande verticalizzazione da parte di Sestili che subito ha dato la palla appunto a Rossini il quale ha calciato palo, cioè comunque calcio d'angolo sulla destra, battuto corto con la Roma che pressa ancora la Pisana che è in difficoltà, adesso prova ad andarsene a ribattere, ad uscire da questa situazione di stallo con Cesaro che però sulla sinistra ha provato tutto solo contro due difensori, è riuscito ad ottenere l'ultimo tocco da parte di un giocatore della Roma e quando siamo ormai giunti al 15° minuto è ancora sul risultato di 0-0 qui al Ciriaci con sicuramente più occasioni da parte della squadra di casa la Pisana, anche se però bisogna dire che la Roma ha avuto anche opportunità per colpire soprattutto ultimamente, ora prova a gestire la sfera dalla difesa, vediamo Paoli che riceve sulla destra, supera la linea di centrocampo, verticalizza verso ancora Rossini che viene anticipato, lotta anche su questo pallone piccolo, sbaglia il passaggio, poi in qualche modo riesce ad uccidere la Pisana che la perde ancora, attenzione alla Roma, conclusione, è un gol bellissimo, 1-0 da parte degli ospiti qui al Ciriaci. Che è il numero di assegnato? Mirko! 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 L'8 l'11 assegnato. Il gol della Roma Calcio 8 è stato segnato al numero 3 Pisapia che con la sinistro ha concluso, ha trafitto De Bernardo. De Bernardo ovviamente incolpevole perché il tiro era forte, era angolato, è finito appunto all'angolino basso della porta difesa dall'estremo difensore ex Checco dello Scaricolo. La Pisana è sotto 1-0 qui in casa al C10 con la Roma che bisogna dire che ultimamente negli ultimi minuti è veramente cresciuto di ritmo, di intensità e ha meritato di andare in vantaggio. Adesso la squadra ospite manovra ancora a centrocampo con Cichella che prova ad andarsene, la penetrazione perde la sfera, recupera ancora Pagliuca, tutto solo sbaglia, si allunga la sfera dell'ultimo tocco, recupera Paoli, Sestili allarga verso Pisapia, quindi Rossini ancora passaggio di ritorno per Pisapia però totalmente sbagliato, recupera la difesa della Pisana verso De Bernardo, quindi Cesaro ancora anticipo da parte della difesa della Roma che ha più energia in campo in questo frangente con il numero 4 Solinas che viene cercato senza fortuna, recupera Martignale che prova un po' a fare ordine in questa difesa molto disordinata della Pisana, poi c'è un fallo commesso da Sestili e quindi calcio di punizione per i giocatori in rosso che ricordiamo sono a 13 punti di classifica, uno meno della Roma con un risultato positivo, ovviamente vittoria scavalcherebbero gli ospiti ma con un risultato negativo sarebbe veramente crisi in casa Pisana, 4 sconfitte nelle ultime 5, ovviamente la partita è ancora lunga, Martinelli anticipa il tentativo di attaccante della Roma, il numero 15 deve gestire la palla senza pressing, allarga sulla destra in direzione ancora dei compagni che vengono però anticipati, l'intervento è quello di Cichella che scambia con Sestili, ancora Cichella sul campo, c'è Solina, si allarga sulla destra che viene cercato, palla di ritorno ancora per Sestili che però perde la sfera, recupera sempre la Pisana con Piccolo, Piccolo se ne va, scarica verso Cesaro, tre quarti campo, Cesaro prova il passaggio verso Pagliuca sulla sinistra, è stato un avversario, è stato un secondo, entra in aria Pagliuca, incredibile traversa, traversa clamorosa di Pagliuca, un'azione bellissima, attenzione ancora la palla in mezzo con questo tentativo da parte sempre della Pisana e la parata della portiere Caterini, ma un tiro straordinario da parte di Pagliuca che dopo una serie di finte ha saltato due giocatori, ha concluso col destro in modo velocissimo come se fossero un unico movimento, quello del tiro e quello dello stop, è arrivata una conclusione che ha colto l'incrocio di pali con il portiere Caterini immobile che non avrebbe potuto fare nulla su questo tentativo. Alla fine c'è un fallo fischiato ai giocatori della Roma Calcio 8 e calcio di punizione per la Pisana con la Piccolo che scarica verso Cesaro, conclusione, parata da parte di Caterini, sicuro, blocca a terra in due tempi, ancora estremo difensore ex Football 8 Roma Nord che sta giocando ancora una straordinaria partita, sta salvando in qualche occasione il risultato. Dopo i problemi tecnici che hanno caratterizzato questo inizio di partita, questo dovremmo dire finale di primo tempo, si riparte qui alla Ciriaci.
con il risultato di 1-0 per la Roma Calcio 8, che è passata in vantaggio grazie al numero 8 Pisapia, numero 3 scusate Pisapia. Adesso la Pisana attacca, è stato autore qualche minuto fa di un'ottima opportunità con Pagliuca, c'è un fallo a centrocampo con Piccolo che viene atterrato e c'è quindi un calcio di punizione da tre quarti campo che viene segnato alla Pisana con la Roma Calcio 8 che per il momento è avanti 1-0. Mancano 5 minuti alla fine di questa partita, siamo 1-0, abbiamo dei problemi tecnici oggi qui al C10, ma comunque ci apprestiamo a vivere nonostante tutto questa straordinaria partita tra Roma Calcio 8 e la Pisana, con la Roma in vantaggio 1-0 grazie al gol di Pisapia, la Pisana che cerca di attaccare. Cesaro col destro, conclusione alta sulla traversa. Palla che viene recuperata ancora dai giocatori della Roma che la gestiscono sulla destra. Lunga verticalizzazione verso gli attaccanti con Solinas che viene fermato. Mirko, la prossima, Mirko. Calcio di punizione per la Roma Calcio 8 che va a battere in questo momento con Cichella. Allarga per Sestili sulla sinistra. Rossini, 21esimo minuto di gioco, 1-0 per la Roma con la squadra ospite che è ancora in avanti a cercare di raddoppiare. La Pisana ovviamente impegnata nel tentativo di poter ritornare in questa partita e quindi di andare a trovare il pareggio. Attenzione al tiro che viene ovviamente sparato alto sulla traversa. Sempre rimette in campo la sfera ancora la squadra in rosso con il numero 15 Martinelli che non riesce però a verticalizzare. Roma recupera ancora con questo tentativo di tiro pericolosissimo ancora. Palla recuperata da Martinelli che la gestisce, verticalizzazione ancora verso Cesaro che allarga sulla destra. Attenzione a questo tiro, palla che finisce sul fondo. La palla era rimessa in campo da Caterini, il portiere della Roma che è stato molto impegnato in questi minuti del primo tempo. Ora perde la palla a Roma, attenzione a questo tiro, alto sulla traversa, che opportunità per Cesaro. Caterini sulla sinistra, verticalizzazione verso Martinelli, gestisce la sfera ancora un giocatore, Martinelli allarga sulla sinistra, il numero 15 prova ad avanzare, Piccolo sempre per Martinelli. Scarica ancora verso il compagno, gira sulla destra con la terzino che si sovrappone, prova il cross basso, ancora la Pisana che va alla conclusione svirgolata, vediamo se c'è deviazione, l'arbitro non è di questo avviso e quindi ci sarà una rimessa dal fondo per la Roma con Caterini che l'affetto in questo momento. Ancora la pressing altissima da parte dei giocatori della Pisana che in qualche modo però cercano di difendersi. Attenzione sempre ai giocatori in rosso con il lungo lancio verso gli attaccanti, senza fortuna però la palla deviata. Rimessa laterale già battuta, colpo di destra da parte di Martinelli, la palla viene recuperata dalla Roma Calcio 8. Attenzione alla verticalizzazione verso il numero 9 davanti alla porta, conclusione del gol, 2-0, segna Rossi, la Roma raddoppia quando manca un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo, 2-0 per gli ospiti. Quando manca un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo siamo 2-0 per la Roma, la Pisana in difficoltà qui in casa al C10, sotto 2-0, gol di Pisapia e di Rossi, nonostante la squadra del presidente Di Pasquale avesse provato ad attaccare nel corso della parte mediana di questa prima frazione, senza però fortuna, è arrivata anche una traversa colpita da Pagliuca. Ora palla gestita ancora sulla destra da parte dei giocatori in rosso,
che provano sempre a manovrare quella fraseggio. Martinelli, poi la palla gestita al numero 4 che allarga sulla destra, movimento di Cesaro ad accorciare, che viene adesso servito. Cesaro allarga sulla destra in direzione ancora di un compagno, la palla passa con Nardi che prova ancora ad infilarsi tra due avversari, poi torna ancora sulla sfera il numero 8, molto bravo, sempre per Cesaro sul sinistro, quindi per Piccolo, verticalizzazione, poi alla fine un rimpallo sfavorisce ancora la Bisana che però è sempre in possesso palla con Nardi, c'è Piccolo per vie centrali che può essere cercato, la scarica verso il numero 7, Cesaro ancora per Piccolo con la destra, deve ancora allargare, rinuncia al tiro, attenzione perché da quella posizione può partire il cross, si preferisce sempre la pallone di ritorno per Piccolo, verticalizzazione con questo passaggio filtrante verso gli attaccanti senza fortuna perché la palla non viene controllata. Ora la rimette in campo Caterini, attenzione alla numero 7 che prova ad andarsene, si tratta di Seferi che cede la sfera ad un compagno, poi lungo lancio con la Pisana che però riesce comunque a far sua la sfera, il numero 4 ancora, quindi Martinelli sulla sinistra rientra, ancora il numero 5 Ricci, una verticalizzazione sempre per gli attaccanti senza fortuna, la palla viene recuperata dal portiere Caterini, palla gestita sulla destra con Ricci nuovo entrato che fa pressing alto, Cichella verso Paoli che la perde, la recupera, la riperde ancora, attenzione a Cesaro che prova la conclusione deviata, calcio d'angolo sulla destra, questa potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo, calcio d'angolo sul secondo palo, attenzione a questa palla che attraversa tutta l'area di rigore, c'è forse un'altra deviazione, no, l'arbitro fischia, finisce qui il primo tempo, 2-0 per la Roma. Madonna che freddo pure. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate a parti invertite, dalla sinistra alla destra dei vostri tre schermi gioca la Pisana in completo rosso, dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri tre schermi gioca invece la Roma calcio 8 in maglia bianca e calzoncini rossi, ancora la squadra di casa cerca di recuperare questa squadra, ci riesce dopo il primo attacco del secondo tempo da parte della Roma, c'è un fischio da parte dell'arbitro però che ferma il gioco, dovrebbe esserci stato un infortunio ancora Pisapia, l'autore del primo gol, vediamo che cosa fischia l'arbitro. No, il calcio di punizione è per la Pisana, con la Pisana che batte proprio in questo momento, Nardi avanza, supera la linea di centrocampo, Nardi verticalizza sempre verso Cesaro, lungo lancio verso gli attaccanti, poi ancora Cesaro prova con questo destro, alto sulla traversa. Lungo lancio di Piccolo, attenzione alla palla in mezzo per la Pisana che prova veramente a far staccare la linea.
siamo 2-0 per la Roma Calcio 8 sulla Pisana, ospiti che conducono grazie ai gol di Sestini e di Daniele Rossi, scusate, di Pisapia e di Daniele Rossi, con la Pisana che è costretta a rincorrere perché attacca con Piccolo che allarga sulla sinistra la verticalizzazione verso gli attaccanti, la palla capita ancora sul numero 10 dopo un rimpallo che deve ricominciare dalla difesa dove c'è Nardi verso il numero 7 Cesaro che perde la sfera. Attenzione a questo recupero a centrocampo da parte del numero 6 che però commette forse un fallo, infatti questa è la decisione dell'arbitro, calcio di punizione per la Pisana, calcio di punizione battuto proprio in questo momento dai giocatori ospiti con ancora Pazzuca verso il compagno, sempre il numero 6 Canindi che prova a metterla in mezzo per il taglio che viene però anticipato dall'intervento difensivo che riesce a in qualche modo intercettare ovviamente il passaggio filtrante. Quarto minuto di gioco, se ne va la Roma con la Seferi che prova la conclusione, respinta, calcio d'angolo sulla sinistra. Dai, 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 va bene, 2-4-4 dai, dai. Laterale sulla sinistra per la Roma che la batte in questo momento con Seferi, Seferi ancora dal fondo campo, prova a metterla in mezzo, attenzione a questo tentativo di David Vincenzo davanti alla porta, reclamano i giocatori della Roma forse un calcio di rigore ma senza successo perché l'arbitro non è di questo avviso, consegna invece la sfera alla Pisana che se ne va sulla destra con Piccolo verso ancora gli attaccanti, Piccolo riceve, viene fermato, poi un altro pallone recuperato da quelli della Roma con il numero 16 che prova ad accentrarsi lungo lancio in direzione degli attaccanti con la palla però troppo lunga per Rossi. Dai, rimessa da bordo campo per la Pisana che gestisce questa sfera per il numero 8 Pagliuca, scusate, il numero 8 e Nardi che adesso riceve verticalizzazione, prende palla ancora la Roma che la recupera con il numero 6 che scarica ancora verso Daniele Rossi che ce l'ha sulla sinistra sempre in verticale, attenzione alla Roma che attacca, la Pisana deve difendersi, ennesimo tentativo da parte della squadra ospite di andare a segnare quel che sarebbe il terzo, la Pisana adesso interviene con un buon intercetto che viene però fermato fallosamente, calcio di punizione per i giocatori in maglia rossa che avanzano adesso in questo momento con Piccolo che allarga per il numero 7, conclusione alta sulla traversa. Rimette subito la sfera in campo, lungo lancio da parte dei giocatori ospiti, senza successo, la Pisana recupera con Nardi che se ne va, rientra, la scarica all'indietro verso Piccolo, ancora Nardi davanti a Cichella, scarica verso Piccolo. Quindi gira la sfera, attenzione, carica il destro il numero 6 che prova un doppio dribbling, poi Pagliuca, ancora Nardi, c'è sempre Nardi pronto a ricevere, alla fine arriva un fallo commesso da Daniele, il numero 8 della, il numero 6, scusate, della Pisana. Calcio di punizione per la Pisana calcio 8 contro uomo in barriera per la Roma e dovrebbe essere Piccolo a calciare, vedremo, potrebbe esserci un tiro, potrebbe esserci anche uno schema, parte del numero 10 Piccolo, conclusione, grande parata da parte di Caterina. Calcio d'angolo sulla destra per la Pisana, attenzione a questo pallone che viene gestito a questo punto dai giocatori ospiti che riescono a guadagnare questa rimessa laterale sulla sinistra grazie a Daniele Rossi e adesso rimessa laterale che viene battuta in questo momento da Pisapia ancora verso Rossi, Rossi in mezzo a due prova subito a dare la palla con l'esterno sinistro verso il numero 6 che se ne va, salta un avversario, alla fine arriva l'intervento della portiera di uscita di Bernardo che salva ancora il risultato, siamo giunti al settimo minuto.
quasi ottavo minuto di gioco di questo secondo tempo e quindi ne mancano 17 alla fine di questa partita. La Pisana è sotto 2-0 alla Ciriaci in casa contro la Roma, che ha segnato con Daniele Rossi il secondo e con Pisapia il primo. Ricordiamo che con questo risultato la Roma salirebbe a 17 punti, vicinissima alle prime, mentre la Pisana rimarrebbe a 13 punti. A quel punto sarebbe crisi per la squadra di Pasquale, con 4 sconfitte nelle ultime 5. Ora palla ancora sulla sinistra, gestita dai giocatori in rosso con Piccolo. La Roma recupera a centrocampo. Cichella contro Pagliuca. Commette fallo. Time out intanto. Si ricomincia quando mancano 16 minuti alla fine di questa partita. Siamo giunti al nono minuto di gioco in questo secondo tempo. La Pisana Calcio 8 è sotto 2-0 alla Ciriaci contro la Roma. Roma che è andata in vantaggio nel primo tempo con Pisapia, che ha raddoppiato con Rossi proprio alla fine della prima frazione. Adesso il secondo tempo è cominciato con la Pisana in attacco, ma con la Roma che si difende, riparte bene. Adesso Cichella larga sulla destra in direzione ancora dei compagni, con il pressing altissimo da parte di quelli della Pisana, che però riescono a recuperare la sfera. Sfera invece recuperata dai giocatori adesso in rosso, che la gestiscono sulla sinistra. Attenzione a questo tentativo di uno contro uno, senza fortuna però, perché l'arbitro non fischia fallo che invece la panchina della Pisana reclamava. Ci sarà una rimessa laterale ancora dei giocatori della Roma con Caterini. Piccolo allarga sulla destra verso Nardi, ancora Piccolo, verticalizzazione. Sta giocando per Piccolo sbagliato, ma c'è un fallo che è stato commesso sul numero 5 Ricci. Quindi calcio di punizione sulla destra. Ci sarà un calcio di punizione per la Pisana con la Roma che schiera tre uomini in barriera, che adesso diventano quattro. Vedremo chi sarà l'incaricato della battuta, se il capitano Cesaro oppure Nardi, che però adesso si allontana, o Piccolo. Dovrebbe essere ad occhio e croce Cesaro a calciare in porta. Quando siamo ormai giunti, quando abbiamo ormai superato il decimo minuto di gioco, Cesaro parte, conclusione, deviazione, grande opportunità per la Pisana. Calcio d'angolo sulla destra con la Pisana impegnata ad attaccare la Roma, a difendere ancora una crossa sul primo palo. Daniele Rossi la stoppa, scarica verso un compagno, si tratta di Pisapia, l'autore del primo gol. I due autori dei gol che scambiano sulla sinistra, vengono però fermati. Può partire ancora la Pisana con Ricci verso Piccolo, che avanza sopra la linea di centrocampo, scarica ancora sulla sinistra, sempre passaggio di ritorno per Ricci di prima, per l'inserimento di Piccolo, però ha capito tutto la difesa della Roma che spassa. Undicesimo, 14 alla fine di questa partita. Partita veramente tesa qui al C10 con la Pisana che cerca di tornare sotto quella che sembra una gara appannaggio della Roma, almeno fino a questo momento. Ancora Cichella ha qualche difficoltà a mantenere la sfera, poi deve in qualche modo liberarsene, preferisce il passaggio verso i difensori. Un lancio con un fallo, vediamo di chi, dice l'arbitro, un fallo dovrebbe essere del giocatore della Roma, il numero 5 Paoli, e quindi è calcio di punizione per la Pisana con Cesaro. Calcio di punizione per la Pisana con Piccolo alla battuta, tre uomini in barriera per la Roma. Quasi scaramuccia in campo, in mezzo all'area l'arbitro controlla il normale svolgimento della situazione con il assistito da parte del direttore di gara. Parte Piccolo dal calcio di punizione, è un gol straordinario di Piccolo, 2-1 a corso la Pisana a 12 dalla fine di questa partita.
partito subito il calcio d'inizio con le difficoltà per la Roma a gestire questo possesso, infatti viene subito perso. La Pisana adesso torna sotto dopo il gol di Piccolo, bellissimo su calcio di punizione, e cerca di andare a recuperare questa partita con ancora il numero 9, il numero 9 Pagliuca, che allarga sulla sinistra verso un compagno, c'è un fallo su Ricci, un calcio di punizione, mancano 12 minuti alla fine, siamo 2-1 con la Roma a calcio 8 che è avanti qui al Ciriaci contro la Pisana, ma con la Pisana che dopo essere passata sotto 2-0 ha recuperato grazie a questo calcio di punizione di Piccolo e accorciato le distanze, 2-1, 12 alla fine, partita veramente scoppiettante qui alla Ciriaci. Attendiamo ancora grandi sorprese per gli ultimi minuti. Calcio di punizione battuto dalla Pisana con la tira da parte di Piccolo che viene respinto. Rausa prossima! Sla, la prossima! Con le mani Nardi. Attenzione a questo fallo, fallo commesso dal giocatore della Pisana su quelli della, Lega, della Roma calcio 8. E calcio di punizione. Cichella. Attenzione a Pisaria che viene pressato dal numero 6 che commette fallo. Sulla destra verso i compagni si combatte su quella, in quella zona di campo con la palla che adesso viene recuperata ancora dai giocatori della Roma che la gestiscono con Rossi che prova a dare all'indietro e poi Seferi salta nel becco, salta il secondo, Seferi salta tutti, Seferi verso la porta, difesa da De Bernardo che fa un miracolo, poi ancora attenzione si combatte, c'è qualche protesta da parte dei giocatori della Roma che reclamavano un calcio di rigore anche se l'arbitro invece non lo concede, attenzione al tiro, è l'incredibile palo, ancora la Pisana che prova a fermare in contropiede. Col sinistro ha calciato ancora una volta fenomenale di Bernardo, ora intanto fischia l'arbitro, ci sarà rimessa laterale per la Roma sulla destra in zona offensiva. Con le mani ancora la Roma agisce da quella parte del campo. Vediamo, c'è un fischio dell'arbitro, calcio di punizione sempre per la Roma calcio 8 con la Pisana che a 9 minuti alla fine è sotto di 2-1 e che prova la rimonta, anche se adesso deve difendersi da questo calcio di punizione. Calcio di punizione per la Roma con che va la conclusione altissima sulla palla. Ancora la Pisana in possesso palla che prova ad attaccare con Ricci che se ne va dalla sinistra verso il centro del campo, verticalizzazione verso gli attaccanti, attenzione in mezzo c'è ancora il numero 7 Cesaro che prova la conclusione, rimpallata alla fine, una deviazione favorisce l'intervento di Caterini. Meno di 8 minuti alla fine di questa partita, 2-1 per la Roma che rinvia verso Rossi che forse protesta per un fallo, arbitro però non fischia né sull'intervento di Rossi né sull'intervento di Sestini e quindi si riparte ancora sulla destra la Pisana che se ne va, arriva il fallo di Cichella, il calcio di punizione per la squadra in rosso. Attenzione a questa deviazione, vediamo salvataggio sulla linea, vediamo che cosa decide l'arbitro, non è gol, dice l'arbitro, la palla è stata trattenuta sulla linea da Caterini che prova ancora a difendere.
Pisan è in attacco con Pagliuca che se la porta sul sinistro, rientra, pesca in mezzo, ancora gli attaccanti, si gira Cesaro, conclusione e arriva finalmente il pareggio, torna la parità qui a Ciriegi, 2-2 la Pisana. Sacrosso 44esimo. Mancano 6 minuti alla fine di questa partita, minuti concitatissimi, 2 pari, la Roma avanti 2-0 grazie ai gol di Pisapia e di Rossi, è stata raggiunta dalle reti di Piccolo, splendido su calcio di punizione, e qualche secondo fa di Cesaro, il capitano Pisana, che proprio qualche secondo prima, anzi nella stessa azione, nel corso della stessa azione del gol che poi è stato siglato da Cesaro, aveva su calcio di punizione protestato per un tocco presunto all'interno della porta da parte di Caterini, che invece ha salvato la palla proprio sulla linea e che quindi l'arbitro ha deciso essere non valido, quindi niente gol in quella occasione, ma rimane dato solo di 10 secondi perché ha segnato poi Cesaro. Attenzione, ancora una conclusione, la palla rimane lì, viene messa in mezzo, scorre attraverso tutta l'area di rigore senza fortuna, poi alla fine finisce sul fondo, 5 minuti alla fine, 2-2 tra la Pisana e la Roma, con la Pisana che è in avanti e cerca la rimonta contro la Roma, che ha giocato un grande primo tempo ma che adesso deve difendersi dal ritorno degli avversari con questa palla ancora gestita sulla destra da parte degli attaccanti, un rinvio dei difensori della Pisana verso il numero 7 Cesaro, che però la perde, la recupera ancora la Roma in mezzo, grande intercetto da parte di Martinelli che salva la situazione, ora a contropiede 3 contro 4 per allargare verso Pagliuca che va alla conclusione alta senza... tra Pisana e Roma, la Pisana attacca, la Roma adesso in possesso palla, cerca di difendersi ma anche di colpire in contropiede, verticalizzazione, non c'è nessuno però a poter intercettare questa sfera che viene invece fatta preda dei giocatori della Pisana, Pagliuca sulla destra, si porta la palla sul suo piede preferito, poi una serie di finte, la mette in mezzo, ci sono solamente giocatori in maglia bianca da quelle parti che spazzano, ci sarà comunque la rimessa laterale in zona offensiva per la Pisana con Nardi dalla rimessa, Nardi con le mani all'indietro verso i difensori. De Bernardo rinvia il colpo di testa ancora dei giocatori della Roma che però regalano palla a quelli della Pisana, Piccolo per via centrali, Piccolo fa la conclusione, rimpallata e Caterina la salva anche dal calcio d'angolo. 3 minuti alla fine, Caterini con questa rimessa con le mani. Attenzione perché questa è veramente difficile per la Roma, infatti la perde, la recupera sempre la Pisana a centrocampo con il numero 8 Nardi che gira all'indietro verso Piccolo, il playmaker basso di questa squadra, ancora la palla di ritorno verso Nardi che però è prestato dai giocatori della Roma con Rossini che è tornato in campo, che sta facendo subito il ruolo per cui è stato chiamato, ovvero quello di centravanti che mette pressione ai portatori di palla. Ora ancora la Pisana davanti che perde la sfera, la recupera, Piccolo allarga sulla sinistra, attenzione a questo tentativo di attacco, può arrivare il cross da quella posizione, vertice sinistro dell'area di rigore, combatte sulla palla Ricci che alla fine la fa ancora sua, Ricci verso Piccolo, sempre per Ricci, vediamo se la mantiene in campo, sì la mantiene in campo sulla bandierina del calcio d'angolo, Ricci la mette in mezzo, attenzione a questo controllo non perfetto ancora da parte di Piccolo e poi su quello che era diventato alla fine un passaggio nessuno riesce ad avventarsi, la palla però è sempre della Pisana, lungo lancio e stavolta fa sua la sfera, Caterini che la rimette subito in campo con le mani, mancano meno di 2 minuti alla fine più eventuale recupero di questa partita, attenzione alla Roma che se ne va sulla destra, la palla può essere ancora stazzata all'indietro, viene invece preferito il gioco tutto solo, poi Pisapia riceve, stoppa col petto, se la batta col destro, Pisapia deve preferibilmente scaricare verso l'indietro con ancora Roma che conquista palla dopo averla persa, Pisapia col sinistro, tiro rimpallato da uno stesso giocatore della Roma che infatti è l'ultimo a toccare, anche se poi la Pisana non lascia la palla andare fuori, la recupera, attenzione al contropiede con Ricci, Piccolo, lungo lancio, niente da fare, troppo lungo per Cesaro, l'autore del secondo gol, la palla scorre sul fondo. Verso Pisapia con la sinistra, poi se la porta sul destro, una finta, alla fine viene messo giù al limite dell'area, il calcio di punizione, occasione importantissima, pericolosissima per la Roma calcio 8 che a un minuto e mezzo dalla fine di questa partita è ancora 2 pari contro la Pisana calcio 8.
calcio di punizione per la Roma con Cichella dalla limite dell'area. Impiega tutta la squadra della Pisana in barriera e a protezione della porta difesa di Bernardo. Manca un minuto alla fine e più eventuale recupero. Vedremo se l'arbitro lo assegnerà. Calcio di punizione con Cichella. Fischia l'arbitro, parte il numero 8 della Roma. Cichella, conclusione respinta dalla barriera. La palla rimane lì ancora. Cichella, alta sulla traversa. Che opportunità per la Roma. Adesso siamo veramente agli sgoccioli, con la Pisana che prova ad attaccare. Attenzione a Pagliuca che se ne va, viene messo giù, anzi no, l'arbitro non fischia fallo. La palla è per la Roma, contropiede, 4 contro 4. Attenzione a questa conclusione, la parata di Bernardo. Dai, stiamo lì, stiamo lì! Occhio Luca! Intervento provvidenziale ancora del portiere della Pisana, De Bernardo, straordinario anche oggi, che sta veramente tenendo sul risultato con la Roma, che in questi ultimi minuti sembra averne di più dal punto di vista fisico rispetto alla Pisana. Anche se la Pisana ha attaccato fino a poco fa, e sia prima che dopo l'avere assegnato il gol del 2-2 ha avuto diverse occasioni per poter addirittura andare a vincere questa partita. Ora la palla sempre per la Roma, che la gestisce sulla destra. Attenzione al tentativo di andarsene sulla destra, senza però fortuna alla fine, in qualche modo riesce a far vietà da quella posizione del campo, se riesce a conquistare un calcio d'angolo e viene battuto in questo momento. Il tempo regolamentare in pratica scaduto, si attende la segnalazione da parte dell'arbitro dei minuti di recupero. Attenzione al calcio d'angolo che viene direttamente fuori. De Bernardo lo rimette in campo con le mani. Attenzione a Ricci che se ne va sulla sinistra. Ricci uno contro uno sempre con la difensore che riesce comunque a fermarlo. C'è un calcio d'angolo, sulla sinistra, ghiotta opportunità per la Pisana, battuto basso dove ci sono solamente giocatori della Roma, però che adesso provano addirittura il contropiede con Rossini che è solo davanti a tutti. Attenzione a Seferi che se ne va, salta un avversario, ha la palla sul sinistro, prova a rientrare, alla fine si ritrova comunque la sfera tra i piedi dopo un rimpallo. Rossini, tre quarti campo, Rossini va alla conclusione e arriva il gol incredibile della Roma. Rossini, un gol bellissimo, è il gol probabilmente che decide la partita qui al C10. Incredibile gol della Roma allo scadere qui al C10, che dopo essere passata due volte in vantaggio è stata rimontata e sul 2-2 ha trovato ancora la forza però di ritornare in vantaggio, forse quello definitivo. Intanto però attacca la Pisana sulla sinistra. Attenzione al tentativo di cross che viene però fermato. La Roma gestisce sempre la sfera che può ripartire. Attenzione a questo contropiede, 3 contro 3 con Seferi che pesca ancora gli attaccanti. Attenzione a Solinas che se la porta sul destro. Miracolo di De Bernardo. Ancora la Roma va e la tiro. Palla sul fondo. De Bernardo carica per un compagno. Intanto fischia l'arbitro. Finisce qui la partita. La Pisana Calcio 8 viene sconfitta in casa al Ciriaci contro la Roma, che passa due volte in vantaggio, viene raggiunta e poi segna il gol decisivo e vince portandosi a 17 punti in classifica.